anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Finita la mareggiata, finito di assaporare il respiro del mare, adesso cerchiamo di vedere se è uscita la regina. Mi segnalano diverse catture e o barra slamate. Saluto i miei informatori che praticamente mi hanno fatto propendere tra il giro in bici e l'uscita per la pesca. Dopo due messaggi che ti dico, io l'ho presa, io l'ho slamata, che fai? Me ne vado a pesca. E in più voglio provare questa cinta, non so se la inquadro, comunque una cinta che c'ha questa bella reggicanda, secondo me è molto utile per evitare soprattutto di poggiare, come dice l'amico Peppe del canale Pillole di Spinning. Iscrivetevi al suo canale che dà dei consigli veramente good, e come dice lui, i miei mulinelli non hanno mai toccato uno scoglio o la sabbia, e quindi adesso cercheremo, anche se in ritardo, di trattare bene il nostro Stradic. Il mare è favoloso, vedo i pescatori e ci approvinquiamo e vediamo un po'. Aspettate che ve lo faccio vedere, eh? Piuttosto che la faccia brutta mia. Eccolo qua. Come vedete la scaduta è totale. Uno scoglio, un pennello occupato, e il molo c'è qualcuno. Vediamo se Peppe magari mi ha scritto, perché gli ho scritto che uscivo. Iniziamo da dove avevamo lasciato, con sta bella gomma, e abbiamo un ceburrasca da 7 grammi. Poi al limite scendo un po' con la piombatura. Comunque il GoPro è freddo, ragazzi. La bici non lo so se era tanto il caso, l'aria è fredda, il termometro segna 12 gradi, ma mi pare un po' più freschetto. Vediamo un po', allora, lo provo subito a... Allora, mettiamo l'amo qui, chiudo e provo a mettere la canna nel reggicanna. Come si va? Si va che è una meraviglia. Si va con le mani libere. E la canna è bella stabile perché c'è anche... Ora provo a farmi una ripresa, va. Ops. Mentre avanzo sugli scogli. Sì, questa comunque segue un po' l'andamento della gamba, ma... Le mani sono libere, tant'è che riesco pure a fare la ripresa. Male. Oh, l'acqua, raga, super superba. Oggi un po' bagnati. Questo l'ho preso su Amazon, poi se me ne ricordo vi metto il link, ma tanto lo trovate, ce ne trovano tanti, insomma, di reggicanna di questo tipo.
Vabbè, iniziamo l'azione di pesca, va. Che bella, eh. Oggi ci facciamo una bella pescatina. Ci siamo fatti la mareggiata piena e adesso ci facciamo una scaduta, anche se si è avanzata. Ho sentito una tocca. Abbandoniamo il primo pennello, cioè, e vado un po' in spiaggia. Voglio provare un raglù, è la prima volta che lo uso, eh. So che si usa più in foce, però che te so, magari. Sempre, raga, che vale il detto, vale il prezzo del biglietto. Guardate giù, maiella di fronte a noi, pennello con due pescatori a bolognese, tramonto in atto, fantastico, luna crescente. What else? Stiamo arrivando al molo e ci facciamo il tramonto qui. È sempre bello questo ingresso al mare, cioè una rampa di lancio sembra.
Siamo all'antico, ma un po' più piccolino, Highborn 78, preso a Singapore. Tra poco ci ha messo a arrivare, però guardate che gioiellino. Scendiamo di dimensione e cerchiamo di vedere se qualcosina esce fuori. Ops. Torneranno i clamori dell'estate e noi rimpiangeremo i silenzi dell'inverno. Poeta, se mica diventa un poeta! Uh.